Vorrei aggiungere a quanto già detto da Di Mascio che questi signori devono imparare a trattare i lavoratori, noi marsicani, con rispetto, che viene prima dell'interesse economico, perché questa è un'enorme mancanza di rispetto verso persone che fanno un lavoro onesto. Quindi chi deve capire che capisca. E chi deve?